Ciao, io sono Carla e benvenuto sul mio canale. Oggi ti propongo un dolce classico per l'estate, cheesecake al limone. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamole insieme. Per prima cosa metto biscotti Digestive all'interno del mixer, ma se preferisci puoi metterli all'interno di un sacchetto e tritarli con il mattarello. Li trito finemente e poi li trasferisco all'interno di una terrina. Ci verso del burro fuso e poi li mescolo bene. Dovrò ottenere un composto umido. La quantità del burro è molto importante perché vogliamo ottenere una base friabile. Adesso prendo la base per il cheesecake e una tortiera con la cerniera apribile del diametro di 22 cm. Tolgo la base della tortiera e capovolgo la cerniera apribile sulla base. Il bordo dovrà rimanere sulla parte superiore. Ci verso all'interno biscotti tritati e poi li compatto bene con il dorso del cucchiaio oppure con un bicchiere. Ovviamente il fondo del bicchiere dovrà essere liscio. La base è pronta, adesso imburro il bordo della tortiera per farci aderire la carta forno. Se hai un foglio di acetato, questo passaggio non è necessario. Faccio aderire la carta forno tutto intorno alla circonferenza e poi metto la tortiera in frigorifero. Adesso taglio la gelatina in fogli, la metto all'interno di un contenitore e poi ci verso dell'acqua fredda. La tengo in ammollo per 10 minuti. Adesso sbuccio un limone prendendo la scorza, mi raccomando solo la parte gialla. Spremo del succo di limone. Trasferisco il succo di limone in un pentolino, filtrandolo. Metto nel succo metà della scorza di limone preparata in precedenza e poi porto tutto sul fuoco. Scaldo il succo di limone, mi raccomando non portarlo ad ebollizione. Ecco che il succo è caldo, lo tolgo dalla fiamma ed elimino la scorza di limone. Strizzo la gelatina e la metto nel succo di limone caldo. Mescolo bene facendola sciogliere. La gelatina si è sciolta completamente, la metto via un attimo e preparo la crema. Verso la panna fresca in una terrina. Ci metto della pellicola alimentare intorno affinché non schizzi ovunque e la monto con lo sbattitore elettrico. La panna è pronta, la metto via un attimo e in un'altra terrina ci metto il formaggio fresco spalmabile. Lo lavoro fino a farlo diventare della consistenza di una crema. Ci metto lo yogurt bianco e continuo a lavorarlo con lo sbattitore elettrico. Aggiungo lo zucchero a velo, io preferisco quello vanigliato, ma puoi mettere anche quello senza vaniglia. Continuo a lavorare il tutto per un paio di minuti, dovrò ottenere un composto privo di grumi. Il composto è pronto, aggiungo la panna e continuo a mescolare facendola integrare. È arrivato il momento di aggiungere la gelatina col succo di limone che nel frattempo si è freddata. Prima la filtro per evitare che ci siano dei pezzettini di gelatina che non si sono sciolti. Mescolo bene il tutto facendo integrare anche la gelatina con il succo di limone. La crema è pronta, tolgo la tortiera dal frigorifero e trasferisco la crema all'interno della tortiera. Per livellare la crema basterà oscillare la tortiera da tutti i lati. Copro con pellicola alimentare e metto in frigorifero a riposare perlomeno per 2 ore, prima di versarci sopra il topping al limone.
Trascorse 2 ore posso preparare il topping. Intanto taglio la gelatina, la metto all'interno di una terrina, ci verso dell'acqua fredda e la lascio in ammollo per 10 minuti. Nel frattempo taglio e spremo il succo di limone. Metto il succo di limone all'interno di un pentolino filtrandolo. Aggiungo lo zucchero, l'amido di mais e mescolo bene con la frusta. Ci metto la scorza di metà limone. Per dare al topping un bel colore giallo vivo ci metto un pizzico di curcuma, oppure se preferisci del colorante alimentare. Mescolo bene il tutto, poi ci verso dell'acqua e porto tutto sul fuoco, facendogli sfiorare il bollore. Il topping ha iniziato a bollire, lo lascio cuocere per un minuto e mezzo. Ti renderai conto che è pronto perché diventa trasparente e più denso. Faccio la prova con il cucchiaio, vedo che è più denso e trasparente, quindi lo tolgo dalla fiamma. Elimino la scorza di limone e poi lo verso in una terrina. Aspetto circa 10 minuti prima di metterci la gelatina. Adesso la temperatura si è abbassata, posso mettere la gelatina. La strizzo e la verso all'interno del topping. Poi mescolo bene facendola sciogliere. Aspetto che il topping sia tiepido prima di versarlo sulla torta. Tolgo il cheesecake dal frigorifero e controllo che abbia una consistenza bella stabile e solida. A questo punto posso versarci il topping. Mi raccomando, controlla che sia leggermente tiepido. Ho versato il topping sul cheesecake. Se si dovessero formare delle piccole bolle di aria, puoi toglierle con uno stuzzicadenti. Lo copro nuovamente con della pellicola alimentare e lo metto in frigorifero per 3 ore o per tutta la notte. Ed ecco il cheesecake pronto, lo tolgo delicatamente dallo stampo, tanto basterà aprire la cerniera apribile e togliere la carta forno. A questo punto puoi fare le decorazioni che preferisci. Taglia un limone finemente. Disponilo sul cheesecake con qualche foglia di menta. Ed ecco pronta questa meraviglia per l'estate, la base friabile che si scioglie in bocca insieme alla crema del cheesecake. Trovo che sia un dolce davvero delizioso ed equilibrato. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. E mi raccomando, scrivimi anche da dove mi stai guardando. Ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta!